E ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per un nuovo scherzo telefonico. Visto che è iniziata l'estate, pensavo di fare uno scherzo telefonico alle gelaterie, dove chiederò un gusto veramente, diciamo, schifoso, ecco. Rido perché già non so neanche se riuscirò a trattenermi da quanto questo gusto fa ribrezzo dal chiederlo. Però dai, ci proviamo e vediamo un po' le loro reazioni. Sì? Pronto? Sì, mi dica. Sì, ciao. Senti, volevo un'informazione. Volevo sapere se era possibile ordinare un chilo di Sera? se era possibile ordinare un chilo di gelato. Sera? Ordinare un chilo di gelato. Potevo ordinare un chilo di gelato. Ah, c'è delivery, sull'applicazione ci siamo. Ah no, però volevo un gusto particolare se lo potete fare, non so. Che gusto voleva? Alle Alle vongole. vongole? Sì. Volevo il gusto alle vongole. Abbiamo solo la matrice. Alla matriciana, no, perché più che altro che altro ho visto, volevo il gelato da tenermi d'inverno nel freezer, in modo poi da mangiarlo piano piano e rimaneva quel saporino, ecco, di vongolina verace in bocca che ricordava l'estate. Va bene, buona serata. Vai, grazie. Pronto, mi sente? Poco, ma sì, dai. Ok. Niente, volevo ho chiamato prima, volevo sapere se era possibile ordinare un chilo di gelato. Sì, per dove? Per casa mia. Cioè, nel senso, vengo e poi Aspetta, lo ti porto a chiedo casa. un secondo. Sì. Perché non lo inviamo noi il No, gelato ma io qui. verrei a prenderlo. Ah, ok, sì. L'unica cosa è Allora, che volevo. aspetti, chiedo un secondo se serve un acconto o no. Aspetti, voleva ordinare un chilo di gelato, poi lo possiamo prendere. Ma quando? Oggi, penso. Per No, per tra qualche giorno, insomma, sto chiamando oggi? Tra perché qualche giorno? sì, ha un gusto un po' particolare, non so se lo fate, ecco. Che gusto voleva? È il gusto alle vongole. Scusi? Alle vongole. Alle vongole? Sì. Allora, ho sentito bene, alle vongole? Sì, le vongole, quelle che ci si fa la pasta allo scoglio, via. No, non lo facciamo quel gusto, dovrebbe parlare con il mio titolare. Ah, infatti chiamavo perché l'ho trovato. Mi lascia il numero di telefono, la faccio contattare. Ah, ok. Perché ho assaggiato questo gusto e al mare in pratica e non era male, quindi lo volevo tenere in freezer per l'inverno, in modo che d'estate, cioè quando poi lo mangio d'inverno, lascia quel saporino di vongolina verace che ricorda l'estate, ecco. Ok, non so se lo possiamo fare, però posso chiedere, cioè darò il suo numero al mio titolare e le faremo sapere. Ok, perfetto, ti ringrazio. Arrivederci. Arrivederci. Buonasera. Dicemi. Allora, volevo sapere se era possibile ordinare un chilo di gelato. Ma per telefono non ordiniamo, devi ordinare tramite app Deliveroo. No, nel senso che poi veniva a prenderlo io, l'unica cosa è che è un gusto un po' particolare, ecco, se lo facevate. Ditemi, È che gusto? il gusto alle vongole. Ah, sì, anche alle cozze. No, no, le vongole vanno bene. Vanno bene le Sì, vongole? alle vongole ho chiesto, se no diceva le cozze. Mi sembra giusto. Allora sì, può passare quando vuoi, glielo facciamo trovare pronto. Ma lo vuole con un po' di sughetto o no? Ok. No, no, va bene così, solo vongole, ecco. Ah, ok, con guscio o senza guscio? No, senza, se no i denti mi si rovinano i Si denti. Eh rompono. sì. E mi sembra giusto. Vabbè, allora le metto anche un po' di sabbiolina, No, poi così dà più sapore. magari una spolveratina di prezzemolo ci sta bene. No, quello poi va male, si cuoce. È meglio che lo mette lei quando poi al momento dell'assaggio
Ah, dice che conviene di più. Sì, certo, io glielo consiglio, è Ok. fresco e meglio, Sì, e lo certo. passi prima dal fruttivendolo e poi dopo. Sì, perché in pratica l'ho assaggiato in una gelateria al mare, no? Che avevano questo gusto alle vongole. E cioè, è veramente buono. E si chiedeva se anche qui, certo, ma noi abbiamo tutto. Ah. Quindi ripeto, passi quando vuole. Ok, Va perfetto. La bene? ringrazio, Arrivederci, gentilissima. arrivederci, arrivederci. Insomma, niente, ragazzi, abbiamo trovato anche chi ci fa il gelato alle vongole. No, dai. È veramente un gusto che schifo. Niente, mi viene da vomitare solo al pensiero di mangiare il gelato alle vongole. Comunque, niente, spero che lo scherzo vi sia piaciuto. Se ancora non l'avete fatto, mettete like, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!